Presentati all'ospedale di Teramo i nuovi 12 direttori di dipartimento appena nominati e vincitori degli ultimi 9 concorsi. Una presentazione molto attesa che, come definito dal direttore generale Fagnano, rappresenta un ulteriore passo in avanti per la sanità pubblica teramana. Ma per Fagnano, arrivato alla fine del suo ruolo per andare a svolgere il nuovo incarico alla regione, è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione del lavoro svolto in questi 5 anni. Sì, di fatto è l'ultimo giorno, un passo importante oggi perché lasciamo qualcosa di importante, ci sono 9 nuovi primari, strutturiamo 12 capi dipartimento che mancavano da 7 anni, lasciamo un'azienda dove c'è tanto da fare per i cittadini e per gli utenti, però dove c'è tanto che è stato fatto in termini di investimenti, in termini di nuove strutture, in termini di sicurezza delle cure. Chi ci succederà potrà completare un percorso per lasciare questa azienda in una situazione di ancora maggiore solidità. Ci sono tanti problemi, c'è la mancanza dei medici, qualcosa che caratterizzerà la sanità di tutta Italia dei prossimi anni. Certamente la sanità abruzzese in generale ha bisogno di una razionalizzazione della rete ospedaliera. Ricordiamoci, il fatto della mancanza di medici a un certo punto ci imporrà di fare le scelte. Poi c'è necessità di un grande sviluppo dell'assistenza territoriale, dell'assistenza a quella fascia di popolazione di cronici che oggi tra le varie forme organizzative abruzzesi ancora risente di grandi carenze. La questione della carenza di personale più volte denunciata dai vertici teramani è un argomento su cui è intervenuta anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Sì, è vero, ma soprattutto adesso che io ho recepito quello che fa bisogno di questa azienda, a breve avremo ulteriori nomine. È stato questo il mio impegno, un impegno appena mi sono insediata, e quindi fra non molto ci saranno ulteriori nomine. L'avvocato Fagnano ha portato questa azienda a un buon risultato, un risultato che chiude con un bilancio in attivo, con una proposta del nuovo ospedale, ma soprattutto con delle buone prassi. Io mi auguro che quelle buone prassi possano poi essere generalizzate un po' attraverso tutte le aziende, perché noi attraverso una cabina di regia daremo proprio questo tipo di indirizzo.